Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buonasera da Quarata, nuovo appuntamento con l'Under 16 allenata da Andrea Sussi che quest'oggi gioca contro il Ravenna. Arezzo che si presenta a questo appuntamento con 3 punti in classifica frutto di una vittoria nel precedente casalingo, gara che si era giocata però sul campo di Alberoro, vittoria dell'Arezzo 3-2 sul San Marino. Poi nel frattempo c'è stato il recupero contro la Vispesaro, Arezzo battuto 3-1 e quindi la sconfitta 5-0 in casa del Pordenone, quest'oggi contro il Ravenna che invece di punti ne ha uno, il 2-2 con la Ternana e poi Ravenna sconfitto 1-0 nei minuti finali dal Fano. Fabianelli, prosegue questo caseggio perché c'è questa pressione che continua del Ravenna sui difensori dell'Arezzo che non sono liberi di impostare come vorrebbero, perché vedete ci sono 5 giocatori della Ravenna che stanno pressando nella metà campo dell'Arezzo, infatti lo costringono ancora all'errore. Lamia, buona azione con cui è andato via Bernischi, prova a evitare anche Fabianelli, attenzione che c'è Prati dentro per Montalti, conclusione di Montalti, la palla è lì e Lamia, rete! Ravenna in vantaggio con Lamia sulla respinta da parte di Bruni. Lamia ha messo la palla in rete dopo la conclusione di Montalti, la respinta di Bruni e Lamia ha messo in gol, pertanto al 10° minuto il Ravenna è passato in vantaggio con Lamia. Socea, attenzione che c'è lo scatto di Veltroni che può andare ultima azione, Veltroni aumenta la velocità, Veltroni palo esterno di Veltroni proprio in chiusura di tempo. Palla svirgolata, Guerra se l'è trovata lì e dunque c'è il raddoppio del Ravenna con Guerra su una sbavatura, una palla sporca, Guerra ha mandato in rete quasi spaccata e dunque il Ravenna trova anche il gol del raddoppio ad inizio secondo tempo sull'Arezzo. La palla sbucata all'improvviso davanti al portiere Bruni che qui non ha potuto davvero fare nulla, che si è infilata lenta e mesta per l'Arezzo. Palla che arriva in mezzo, Gallorini, c'è lo stacco ancora, attenzione a Prati, si gira come sciata, tentata da Prati come sciata, rete incredibile di Prati, una rovesciata pazzesca che ha sorpreso il portiere Bruni. Sono 3, questo è stato un grandissimo gol da parte di Prati che ha tentato un gesto difficilissimo, era quasi al limite della gara, ha cercato la rovesciata, portiere Bruni un po' troppo avanzato, non è riuscito poi a recuperare la sua posizione e dunque il Ravenna trova addirittura il terzo gol al 9° del secondo tempo. Lo porto, può salire Caplanai, avanza Caplanai, sa che adesso il Ravenna è spaccato in 2, Caplanai avanza, buona falcata, poi Veltroni, sta arrivando Mussi in mezzo, Veltroni, la palla è un po' arretrata, c'è Occhiolini, segna l'1-3, forse il gol che potrebbe riaprire la partita, bellissima discesa però di Caplanai che ha fatto tutto il campo, poi ha servito Veltroni che l'ha messa in mezzo e Occhiolini riapre il discorso, 1-3. Viene tutto a difendere, va Mussi, palla a mezza altezza, Occhiolini manca, secondo palo, linea, non è gol sulla deviazione, secondo calcio d'angolo di fila, li sta battendo anche molto bene Tagliati, palla ancora lì, altro tiro da parte di Maggi, deviazione, rete, Veltroni, 2-3, Veltroni, 2-3, l'Arezzo la riapre incredibilmente. La riapre incredibilmente con Veltroni dopo che Maggi per la seconda volta consecutiva si era trovato lì per tentare la conclusione e Veltroni è riuscito a deviare, siamo al 31esimo, la partita si riapre clamorosamente, Arezzo 2, Ravenna 3, ci aspettano 9 minuti più recupero adesso di grande intensità, non riesce all'Arezzo l'incredibile rimonta,
si è trovato sotto addirittura di 3 gol con il Ravenna, primo tempo chiuso 0-1 con il gol di Lamia, con un palo esterno finale di Veltroni. Poi nel secondo tempo, mentre l'Arezzo sta protestando con l'arbitro, nel secondo tempo sono arrivati anche i gol di Guerra e di Prati per il 2-3-0. L'Arezzo sembrava battuto, ma poi ha tirato fuori una grandissima reazione di carattere, di cuore, che ha portato al gol dell'1-3 di Occhiolini, del 2-3 di Veltroni. E a quel punto l'Arezzo ci ha provato fino alla fine, cercando di mettere i palloni in mezzo dentro l'area per trovare l'incredibile rimonta, l'incredibile 3-3, che non è riuscito. Comunque dobbiamo fare i complimenti a tutte e due le squadre, perché ci hanno regalato un pomeriggio sicuramente di grandi emozioni, una bella partita, sicuramente sopra la media di quelle che vediamo solitamente per emozioni, per situazioni anche alcune di gioco. Questo campionato Under 16 esulta e festeggia il Ravenna, che ha battuto l'Arezzo 3-2, questo è il campo di 40. È stata una bella partita, un bellissimo Ravenna, dobbiamo dire, fin dall'inizio ha impostato una gara che ha messo subito in difficoltà l'Arezzo, soprattutto con questa pressione costante, no, nella metà campo, sì, degli avversari. Sì, noi fin dall'inizio abbiamo provato a giocare la palla da dietro, che diciamo un po' il nostro DNA, poi delle volte ci riesce un po' più o meno bene. E sì, un ottimo primo tempo, siamo stati anche bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Poi nel secondo, grazie anche al buon gioco e alla qualità anche dell'Arezzo, che non è stato da meno, ci siamo difesi coi denti e siamo riusciti a portare a casa il risultato, che però complimenti all'Arezzo perché meritavano sicuramente il pareggio. Avete temuto di poi subire anche il 3-3 in quel momento della partita? Sì, perché dopo ci è venuto a mancare il possesso palla, ci siamo abbassati e siamo andati in difficoltà. Loro hanno della buona qualità e sono stati bravi a metterci in difficoltà. Un giudizio infine su questo campionato sperimentale Under 16, purtroppo non tante, sì, società hanno accettato di farlo, invece sì, è un'occasione che hanno le, sì, società. È un'occasione per sicuramente alzare la qualità del lavoro, perché vai a incontrare squadre di livello, sì, e il contro diciamo che è un po' a intermittenza, perché essendo poche squadre ci vuole un po' di pazienza.